Sordevolo, si imbocca una strada asfaltata che risale la Valle Elbo. La carrozzabile finisce e diventa una comoda mulattiera acciottolata. Costeggiando rustiche baite sotto ombrosi boschetti, si giunge ad un ripiano erboso. Ed ecco, adagiato a metà versante, apparire un inatteso spettacolo, un edificio maestoso dall'architettura monastica. Austera e severa costruzione tra le montagne, di struttura apparentemente medievale, la trappa di Sordevolo nacque dopo la metà del Settecento per volere di Gregorio Ambrosetti, come cappella per i pastori residenti nei cascinali limitrofi che avevano la necessità di accudire al bestiame senza doversi allontanare per raggiungere la distante chiesa parrocchiale di Sordevolo. Ospitò, ed ecco l'origine del nome, un gruppo di monaci trappisti fuggiti dalla Francia rivoluzionaria che ne fecero il loro rifugio per 6 anni. In seguito alla soppressione degli ordini religiosi per opera di Napoleone, fu abbandonata ed utilizzata prima come opificio industriale, poi a scopo agricolo ed infine lasciata cadere in rovina. Oggi, riacquistata la sua solennità, è tornata sovrana nel paesaggio della Valle Elvo, è un luogo di formazione e promozione per la tutela e la conservazione di tradizioni e mestieri del passato, punto di riferimento per chi vuole mantenere viva la memoria storica del territorio.